La moglie di Enrico Brignano è stata tradita davanti a tutta Italia. Le telecamere hanno ripreso tutto. Ecco cosa è accaduto. Enrico Brignano e Flora Canto sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Insieme dal 2014, sono diventati genitori di suoi bambini. E nel mese di luglio 2022 hanno pronunciato il fatidico sì. Con la primogenita Martina vestita di bianco come la mamma e il piccolo Nicolò con lo stesso abito del papà. I due si sono conosciuti dopo che Flora aveva terminato l'esperienza di Uomini e Donne. Il cupido fu Giancarlo Magalli, noto volto della televisione. Durante il programma culinario fatto da mamma e papà, condotto da Flora, Magalli fu invitato come ospite per preparare un piatto tipico della cucina romana. Un rapido scambio di battute ha fatto comprendere al pubblico quanto affetto ci sia tra la conduttrice e l'ospite. «Sono contentissima che tu sia qui», disse Flora a Giancarlo, il quale rispose prontamente, «E io no. Ti ho trovato pure marito. Che vuoi di più?» Spesso abbiamo visto i due insieme come ospiti in numerosi programmi e talk show. Ma anche condividere lo stesso palco durante Un'ora sola vi vorrei. Trasmissione ideata e condotta da Brignano, in cui la moglie è apparsa in qualche sketch comico, interpretando appunto il ruolo di compagna di Brignano. Il terzo incomodo. Il matrimonio ad oggi va a gonfie vele. Enrico condivide spesso sui suoi profili social tanti momenti trascorsi con i figli e sua moglie. Sono davvero una famiglia perfetta. E si vede quanto i quattro si amino alla follia. Eppure ogni famiglia felice nasconde degli scheletri nell'armadio. Spesso le persone più serene e che vediamo sorridere maggiormente, nascondono un passato fatto di dispiaceri e dolori. Proprio Flora, donna solare e allegra, è stata tradita dall'uomo che avrebbe dovuto amarla più di chiunque altro al mondo. L'amante la conosciamo tutti. Prima di Enrico Brignano, nella vita di Flora c'era un altro uomo che conosciamo molto bene. Durante i primi anni del 2000, la conduttrice era fidanzata con Filippo Bisciglia, attuale conduttore di Temptation Island. Nel 2006 il giovane Filippo entrò nella casa del Grande Fratello, durante una delle primissime edizioni. Fu proprio durante il reality che perse la testa per una sua coinquilina. Stiamo parlando di Simona Salvemini. Il flirt ebbe inizio davanti alle telecamere nascoste della casa, che ripresero tutti i momenti intimi e le effusioni della nuova coppia. Flora era stata tradita davanti a tutta Italia. A causa della terribile delusione ed umiliazione subita in quell'occasione, accettò di partecipare a Uomini e Donne. Filippo ad oggi è legato sentimentalmente a Pamela Camassa da più di 15 anni. Bisciglia lasciò Simona Salvemini dopo pochi mesi di relazione per iniziare a frequentare Pamela, e Flora si è realizzata in tutti i sensi. Oggi non può essere più felice di così con suo marito e i suoi due bambini meravigliosi.